Noi siamo fermi, come riportano le, diciamo, le disposizioni delle ASL della Regione, a 5 positivi. Naturalmente, come ho sempre ribadito alla mia cittadinanza, 2 sono persone che comunque non risiedono, non si trovano al momento sul territorio di Silvi, mentre 3 erano praticamente lo stesso nucleo familiare. Ahimè, abbiamo avuto purtroppo un decesso da parte di una signora di 74 anni, che ci dispiace, la prima cittadina che diciamo, purtroppo perdiamo per questo male, per questo virus, e siamo veramente, diciamo, sconfortati per la notizia che abbiamo ricevuto ieri. Dunque, sentite condoglianze a tutta la famiglia veramente per questa tragica morte. Si può dire comunque nel complesso, nonostante questa brutta notizia del decesso, che nel comune di Silvi si registra una certa tenuta. Ma diciamo che dall'inizio abbiamo messo in campo tutte le azioni restrittive che ci hanno permesso di tenere sotto controllo, diciamo, il contagio fino a questo momento. Naturalmente siamo consapevoli che è una situazione generale perché focolai, sono, ormai, diciamo, sparsi nei comuni limitrofi e siamo consapevoli che abbiamo diversa gente che ancora lavora presso le fabbriche e soprattutto tanti infermieri che risiedono o medici che risiedono nel comune di Silvi. Dunque, non possiamo fermare questo contagio, però lo possiamo mantenere e cercare di resistere il più possibile. Quello lo stiamo facendo. Siamo stati uno dei primi comuni che ha attivato veramente i controlli a tappeto. Ricordiamo che siamo quasi a 5.000 controlli, oltre diciamo, i 20 denunciati sul nostro territorio. Stiamo cercando di mantenere la mobilità volontaria, è l'unica arma che cui possiamo controbattere e dobbiamo cercare di farlo nel miglior modo possibile. Ecco, come si sta comportando la cittadinanza, di Silvi? Si attiene alle regole, alle indicazioni? Ma devo dire che la cittadinanza risponde bene. Io capisco che è una sofferenza da parte di tutti rimanere a casa, però devo dire che c'è molta collaborazione. Molti cittadini hanno capito le difficoltà che sta vivendo questo paese, questa nazione, e siamo consapevoli, insomma, che soltanto aiutandoci l'un l'altro riusciremo ad affrontarla nel migliore dei modi. Abbiamo poche persone che girano, naturalmente noi continuiamo a fare dei controlli serrati, facciamo sempre il solito appello, che è quello di rimanere a casa, perché il virus non gira da solo, gira attraverso, come abbiamo visto anche sui social, attraverso le gambe dei nostri cittadini. Dunque, se i cittadini rimangono a casa, naturalmente il virus non ha trasporto. E perciò riusciamo a contenere questi contagi. Io l'invito è sempre quello di rispettare le ordinanze e i decreti che vigono sul territorio nazionale e su quello di Silvi, proprio per scongiurare un eventuale contagio futuro dei nostri concittadini. Ecco, lei giorni fa ha voluto lanciare subito un messaggio perché è stato tra i primi sindaci che si è mosso anche autonomamente, ad esempio chiudendo le piazze e i parchi di Silvi, proprio per impedire che ci fosse la tentazione da parte di diversi cittadini di andare a fare la cosiddetta passeggiata. Ma indubbiamente avevamo compreso sin dall'inizio che questo contagio poteva avvenire da persona a persona, dunque evitare assembramenti, evitare dei punti di raccordo tra i cittadini poteva essere, diciamo, in prima analisi l'unica soluzione possibile. Dunque siamo stati, diciamo, i primi ad attivare proprio il blocco delle piazze, dei parchi, diciamo, delle zone che erano più attiravano più i cittadini e dunque avevano più esposizione e probabilità di contagio. Dunque, vogliamo dire che sicuramente ad oggi queste scelte hanno sicuramente tenuto sotto controllo alcuni aspetti, tra cui appunto la mobilità cittadina, ma soprattutto per i risultati che abbiamo, hanno anche generato un numero limitato di contagi. Ripeto, ahimè, purtroppo la situazione è sempre da tenere monitorata e sotto controllo proprio perché siamo circondati nei paesi limitrofi da focolai, perché soprattutto, come abbiamo chiesto sin dall'inizio, quello di chiudere tutto, abbiamo ancora diversi cittadini che si spostano per lavoro e soprattutto abbiamo
l'ospedale di Atri che attraverso i nostri infermieri, i nostri medici che naturalmente lavorano quotidianamente per dare supporto alla cittadinanza e alla popolazione, siamo preoccupati per i contagi che si potrebbero verificare nei prossimi giorni.